Scala Maria Rosaria, ho 41 anni e mi candido con Alessandra Clemente, sindaco alla 10ª municipalità di Napoli, che comprende i quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano e Cavalleggeri. Buonasera, sono Maria Rosaria Scala. Oggi vorrei parlarvi di un problema, il problema delle campane di vetro del quartiere di Bagnoli, 10ª municipalità. Non si sa per quale motivo, per quale illogicità, la campana di vetro viene vista come un momento, un luogo dove è possibile riversare rifiuti di qualunque tipo. Non solo rifiuti ingombranti come quelli che stanno qui, che si tratta di un frigorifero, ma anche spazzatura di ogni genere. E all'interno delle stesse campane, spesso ci rendiamo conto che c'è di tutto tranne il vetro. Questa non deve essere una lamentela, perché le lamentele solitamente non sono mai costruite, ma un momento in cui condividere una problematica e cercare di trovare insieme una soluzione. Mi direte, è l'inciviltà della gente, perfetto, ci sto, accetto questa problematica, però dobbiamo comunque andare avanti e dobbiamo trovare una soluzione che vada ad incidere e quindi a fermare l'inciviltà. Per me la strada è semplice. Magari attraverso questo confronto mi renderò conto che non è un'idea fattibile, però la mia soluzione al problema è questa. Per me le campane di vetro vanno completamente eliminate. Prima di tutto perché la manutenzione delle stesse ormai non viene fatta da tempo e sono o tenute in uno stato manutentivo pessimo, o bruciate, o addirittura non funzionali in quanto tutti i pezzi non ci sono. Molte sono diciamo distrutte all'interno, altre sono state bruciate attraverso degli incendi dove appiccavano il fuoco ai rifiuti che le circondavano, e quindi le stesse campane hanno preso fuoco. La maggior parte delle campane di Bagnoli viene tenuta in questo stato. Quindi a questo punto perché non le eliminiamo? Perché non scegliamo insieme un giorno della settimana da dedicare alla raccolta del vetro? Penso che in questo caso anche il budget, i costi di gestione all'interno della municipalità e quindi del comune di Napoli andrebbero a ridursi, in quanto verrebbe a mancare il costo della manutenzione di queste campane che paghiamo ma che non viene fatto. Eliminiamole. Se siete d'accordo, seguitemi su Napoli Fregrea. Grazie e buonasera.